Vittoria di cuore, vittoria per Roberto D'Aversa. Chi rimane, ci crede, chi va in campo tra le mille difficoltà oggettive darà tutto. Il prologo del 2016 è dunque positivo e le speranze sono ancora vive, le stesse speranze che ormai rappresentano il leitmotiv di tutti, squadra e pubblico. Fa freddo a Lanciano, ma a riscaldare chi ancora ci crede ci penserà al photo finish Federico Di Francesco. Si parte con il ricordo di Marco, un ultras scomparso in settimana con Mammarella e Aquilanti e tutti i rossoneri sotto la curva sud a depositare un mazzo di fiori. Primo tempo brutto, le occasioni arriveranno col contagocce. 3-5-2 per la Virtus con gli innesti dal primo minuto dei neo arrivati Salviato e Vitale, in avanti Marilungo e Padovan. La prima occasione al decimo, incursione di Germano sulla sinistra, l'ex Lanciano supera Mammarella in velocità che recupera, ma in ogni caso riuscirà a spazzare l'insidia dall'area piccola. 13° punizione di Mammarella da buona posizione, aggancia e prova la conclusione a Mentalo, mura la retroguardia vercellese sulla cui respinta ci proverà Di Francesco, che però non impensierisce Pigliacelli. Altra occasione per la Pro qualche minuto dopo con il prolungamento della sfera per Marchi, ma il numero 9 conclude alto. Ancora Pro, punizione di Di Roberto, impatta di testa un suo compagno di squadra in area, ma la traiettoria della sfera non inquadra lo specchio. Sul finire di primo tempo Bacinovic commette un fallo e lo sloveno salterà Ascoli. La Pro Vercelli chiude in avanti in cerca di grazia, ma troverà giustizia. Corner per i piemontesi che fanno correre un rischio alla retroguardia rossonera, ma Scavone nel tentativo di colpire la sfera di testa la impatta di mano e dopo qualche istante Marini gli mostra il secondo giallo, quindi il rosso. Primo tempo che va in archivio, ma ai posteri rimarrà veramente pochissimo di questa prima frazione di gioco. Foscarini schiera un 4-4-1, D'Aversa innesta un vivace Zé Edoardo per Bacinovic, non pervenuto, e la Virtus sarà più vivace anche perché il gioco di Foscarini si limiterà solo ed esclusivamente a contenere ancora Marilungo con un bel gesto atletico, stop di petto e conclusione in porta di prima intenzione. Non va. Al 37° ancora un calcio di punizione di Carlo Mammarella, ma la palla termina di poco sopra la trasversale, preludio però alla rete che arriva al 41°. Cross dalla sinistra di Francesco, è ben appostato in area di rigore, ha il tempo di staccare e di indirizzare la palla in porta senza lasciare scampo a Pigliacelli. La Virtus esulta tutta compatta sotto la curva nord, applausi al termine e un vi vogliamo così dalla curva sud, che è una sorta di benedizione nei confronti di una squadra che deve sperare e fare quello che può per le prossime 20 sfide, cioè le prossime 20 finali. Un nota bene in calcio al match, un'altra partita supplementare del Lanciano potrebbe iniziare in settimana, nei prossimi giorni infatti potrebbero esserci delle novità a 360 gradi, condizionale però più che mai d'obbligo, gli scenari potrebbero essere diversi, inaspettati e si auspica positivi, perché se così non fosse sarebbe quasi impossibile trattenere in frentania altri pezzi pregiati. Chi vivrà vedrà.